pure i loghi, perché cioè non si fanno mancare niente. Incredibile, cioè, vabbè, è magia, nel senso, follia. Mamma mia. Jakiego męża dostaniesz, taką gospodarkę. Spodoba mi się, to się i ożenię. Zabronisz? Sama. Mam ci stupę do pytania? Cioè, sono senza parole. Sì. Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje. Mannaggina. Wow. Wow. Ciao, io sono Fabio. E io sono Cinzia. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questa nuova trailer reaction in cui abbiamo visto il trailer di The Peasants, che... cioè, basta, il video finisce qua, è una cosa che fuori di testa, e andate a vederlo e fateci sapere, noi... attorno, non è che abbiamo molto di più da dire, perché comunque cosa gli vuoi dire? Possiamo dire qualche parola in più sul contesto di questo film e sul perché ne siamo esterrefatti. Questo è praticamente una seconda fatica dopo Loving Vincent, il film di cui avevamo anche fatto il podcast anni or sono, che sono film praticamente realizzati con dipinti ad olio. Cioè, quindi è animazione 2D fatta a mano, però invece di disegnare su degli acetati i personaggi e gli sfondi da un'altra parte, è tutto un dipinto ad olio. Tutto. Quindi tutto. Una quantità di dipinti incommensurabile. Una quantità di lavoro sconvolgente. Artisti, decine e decine di artisti, tutti allenati per dipingere tutti nello stesso stile, tutti nello stesso modo, seguendo guidelines precise, in modo da avere uniformità tra una scena e l'altra, tra un'inquadratura e l'altra. E ogni cosa che voi vedete è una pennellata, i pixel non esistono, e il dipinto viene di volta in volta ridipinto sopra il dipinto precedente, in questo continuo mescolarsi di colori, luce, con un risultato che tu immagineresti un po' claudicante, invece è di una perfezione sconvolgente, cioè che sembra veramente fatto da intelligenza artificiale o da tecnologie che usciranno tra 40 anni, in cui i film si fanno da soli, invece la mano dell'uomo è di un incredibile sconvolgente. Sì, nel primo Loving Vincent ci andava un attimo per abituarsi, proprio come occhio, perché dava un filo fastidio. Invece qui dal trailer sembra essere anche un po' più fluido, sembra dare tra virgolette meno fastidio, che poi non è proprio un fastidio, perché una volta che ti abitui a questo tipo di immagine in movimento, poi il film in realtà scorre via tranquillissimo, e anzi anche la narrazione era così buona nel primo che quasi ti dimenticavi del fatto che stavi guardando dei dipinti. Nel primo ovviamente c'era anche lo stile proprio di Van Gogh nei dipinti. Esatto. E venivano anche utilizzati alcuni dei dipinti più famosi del pittore come punto di partenza di scene che poi evolvevano, quindi erano proprio questi dipinti di Van Gogh che si modificavano ed evolvevano nel tempo, ed era bellissimo. In questo caso il film è praticamente basato su un racconto polacco, quindi sempre The Peasants, quindi omonimo, un racconto molto drammatico, questa storia d'amore, questa ragazza che viene costretta a sposare questo ricco uomo benestante, invece è innamorata di quest'altro ragazzo, e l'arte riprende i grandi artisti della Polonia del XIX secolo.
Esatto, la cosa che volevo dire era che in Loving Vincent era particolarmente anche straniante, perché partendo dall'arte che tutti conoscono di Van Gogh, ovviamente usa dei colori molto acidi a volte, dei punti di vista molto particolari, un determinato tipo di pennellata. In questo caso è molto più realistico, molto più morbido, quindi anche la pennellata di per sé si vede leggermente di meno, comunque sicuramente dopo un po' passa molto in secondo piano e ti concentri sulla narrazione, sugli attori, sui dialoghi. Mentre in Van Gogh eri proprio nell'Uncanny Valley, cioè ti faceva proprio strano vedere determinate cose. Tra l'altro erano cose talmente famose che ti tiravano proprio fuori dalla narrazione ogni tanto, perché dicevi: ah, il quadro, quello lì, quello famoso, bello. Sì, cioè è come quando stai guardando un film, all'improvviso esce un attore famoso che non ti aspettavi e dici: ma l'attore, quello che ha fatto, passi mezz'ora a cercare di ricordarti il nome, fatto quello lì, quello come si chiama, Pippo, Caio, lui. È così più o meno, era il primo film, che comunque aveva appunto una narrazione fenomenale, tra l'altro con questa alternanza di dipinti più realistici in bianco e nero e dipinti più in stile Van Gogh, era molto interessante. Quindi ci aspettiamo una narrazione di alto livello anche in questo caso, ma sembra proprio essere il caso, con anche attori che sono molto ben rappresentati, perché comunque vi ricordiamo che il modo di fare questi film è fondamentalmente girare con degli attori veri e poi sulla base delle riprese andare a realizzare i dipinti, quindi è un esercizio di copia dal vero praticamente. Sì, e la regia è la stessa, perché è Dorota Kobiela, quindi sempre la regista che ha fatto il primo Loving Vincent, e sono peraltro anche film un po' particolari, perché sono produzioni indipendenti, sono progetti nati e portati avanti in Polonia, sì, e che ovviamente hanno richiesto tantissimo tempo per essere portati avanti. E però questo secondo capitolo, diciamo, anche se capitolo non è perché è una storia diversa, sembra anche aver attratto un po' di più l'attenzione della critica, dei premi. Infatti ha ricevuto anche ad esempio la nomination come film indipendente agli Annie ed è uscito in svariati festival. Sì sì, ha ricevuto molte nomination, ha vinto svariati premi, e è divertente perché la regista si chiama Dorota Kobiela, il produttore si chiama Hugh Welch, ma a questo giro la regista si chiama Dorota Kobiela Welchman, quindi si sono anche sposati. Dietro le quinte del dietro le quinte. Esatto, però vuol dire che comunque stanno andando bene, perché se no al secondo non l'avrebbero fatto. Benissimo, quindi voi cosa ne pensate? Cioè, vabbè, cosa ne pensate lo sappiamo già. È incredibile, però oltre a questo andatelo a vedere assolutamente, vi interesserebbe sentirne parlare, vi invitiamo ad andare a vedere il podcast su Loving Vincent per capire un attimo di più il retroscena di tutto quanto. Iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete mi piace, condividete con gli amici o con le persone a cui volete far scoprire questo film. Passate anche a trovarci sul nostro sito casettafunzioneanimazione.it, dove abbiamo la pagina prossime uscite con le date il più aggiornate possibile di film, serie d'animazione e non solo. Vi ringraziamo moltissimo di aver visto questa trailer reaction, vi invitiamo a vedere anche al prossimo episodio, tutte le settimane, il martedì con un contenuto piccolino tipo questo, invece il venerdì con grandi contenuti. Vi aspettiamo qui su Funzione Animazione. Ciao a tutti. Ciao.